Beh, abbiamo un impegno importante per il Comune in primo luogo, abbiamo affrontato nei mesi passati una importante elezione regionale e il Presidente Roberti sta agendo bene in collegamento anche con noi che stiamo seguendo tutta l'opera di riorganizzazione di rilancio. Ora abbiamo le elezioni comunali a Campobasso e a Termoli, quindi un turno importantissimo, e quindi Molise resta per Forza Italia un luogo importante, di grande impegno, di grande soddisfazione, alla quale in realtà dobbiamo una grande attenzione. Poi abbiamo anche le elezioni europee, per noi sono le prime elezioni nazionali e addirittura europee che impegnano tutto il territorio nazionale senza il presidente Berlusconi, ma come abbiamo visto anche nelle recenti elezioni in Abruzzo, in Basilicata, Forza Italia è cresciuta, è aumentata di consenso. Chi prevedeva che con la scomparsa di un leader insostituibile e prestigioso come Berlusconi, Forza Italia avrebbe avuto un destino difficile, è stato smentito. Noi abbiamo avuto un aumento in Basilicata e in Abruzzo dal 9 al 13% alle regionali, contiamo di essere protagonisti nelle elezioni amministrative comunali di Campobasso e di Termoli di tutta Italia e alle elezioni europee con lo sforzo guidato da Antonio Tajani, che ricordo è anche capolista in questa circoscrizione, e quindi gli elettori del Molise potranno dare un sostegno a una persona seria, concreta, affidabile, quale si sta confermando Antonio Tajani. La forma della legge elettorale, il premierato non rischia di generare più instabilità perché è in scacco di più alla maggioranza, cioè all'onorevole che viene dopo? Ma no, guardi, noi riteniamo che si deve rafforzare il potere dei cittadini. Noi siamo qui per eleggere un sindaco, abbiamo eletto un presidente di regione, ora mi deve spiegare perché i cittadini di Campobasso possono scegliere il sindaco, il presidente di regione non possono scegliere il premier, il presidente del consiglio. Questo è il nostro principio, più potere ai cittadini, meno potere al palazzo. Dopodiché speriamo che non si debba mai ricorrere a una sostituzione in corso d'opera che è dovuta, facendo gli scongiuri, a qualche disgrazia che noi non auguriamo a nessuno. Presenta la lista di Forza Italia a Campobasso e poi a Termoli, che clima c'è? Come vede queste due partite? No, io non vedo solo le partite delle amministrative, io vedo anche e soprattutto le partite delle europee, perché ricordate, le partite amministrative sono fondamentali per il territorio, in questo caso per il territorio di Campobasso, ma ancora più importante è la partita europea, atteso che noi nella partita europea ci giochiamo quello che sarà il futuro dell'Italia e soprattutto il futuro del nostro partito, in considerazione che è in procinto un grande cambiamento della governance europea e noi dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento. In considerazione del fatto che Forza Italia è protagonista nel Partito Popolare Europeo e come tale il nostro segretario è vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha ricoperto tutti gli incarichi, chi più di lui ha conoscenze di quelli che sono i meccanismi della governance europea, ha fatto il commissario, ha fatto il vicepresidente, ha fatto il presidente del Consiglio, ha fatto il presidente del Parlamento Europeo, ha ricoperto tutti gli incarichi importanti proprio in quanto espressione del Partito Popolare e nella governance europea, in quanto espressione del Partito Popolare Europeo. Quindi abbiamo la necessità di ottenere un grande risultato, dobbiamo fare tutti uno sforzo comune, tutti insieme, perché l'Unione fa la forza per far crescere e diciamo così, io ho detto sempre che Forza Italia bisogna risvegliarla e noi mi pare che adesso ci sono tutte le condizioni per risvegliarla attraverso un'azione congiunta e attraverso anche l'apertura di un ufficio di Forza Italia, di una sezione di Forza Italia dove deve essere un punto di riferimento per consentire a tutti i cittadini di avere e di essere, come dire, di conoscere quelli che sono gli indirizzi politici del nostro partito. Forza Italia sicuramente è uno dei partiti più trainanti della coalizione. A Campobasso si è puntato su Aldo De Benedittis, cosa pensa di questa figura? Ma io penso che sia una persona moderata, sia una persona di grande unità e quindi può avere tutti le condizioni per poter ottenere un buon risultato e sta a noi metterlo nella condizione di ottenerlo, perché senza lo sforzo di ognuno di noi non si ottiene nessun risultato, non è che i voti li prende da solo. Lui è un punto di riferimento sicuramente della città, lo sarà ancora di più nel momento in cui otterremo un grande successo, sia sulla base dell'esperienza maturata, sia anche per il carattere della persona, che può essere l'elemento di sintesi di tutta la coalizione. Grazie.